Ciao a tutti e bentornati. Se vi piace la menta, quest'oggi abbiamo la torta che fa per voi, una torta alla menta, che è un dolce dal gusto particolare e che vi stupirà per la sua freschezza. Gli ingredienti sono 320 g di farina frumento 1, deve avere un potere lievitante molto elevato, circa 290, altrimenti in alternativa potete utilizzare la classica farina per dolci, la 00, 4 uova medie, un vasetto di yogurt bianco da 125 ml. Potete optare anche per un vasetto di yogurt alla vaniglia, fino a spingervi fino a un vasetto di yogurt al limone, che gli darà un pizzico di gusto in più. 200 g di zucchero, 280 ml scusate, di sciroppo di menta, 50 ml di olio di semi, un pizzico di sale e una bustina di lievito per dolci. Partiamo con la preparazione. Tutti gli ingredienti devono essere rigorosamente a temperatura ambiente. Quindi partiamo dalle nostre uova, le sbattiamo, le rompiamo in una ciotola e aggiungiamo lo zucchero pian piano e con lo sbattitore alla velocità massima facciamo sì che il nostro composto di uova e zucchero diventi molto molto cremoso, fino a diventare quasi spumoso. Quindi una volta che il nostro composto sarà diventato ben spumoso, a questo punto rallentiamo la velocità al minimo del nostro sbattitore e andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti. Dapprima lo yogurt, cucchiaiata dopo cucchiaiata, lentamente lo facciamo amalgamare con il composto, vi ricordo sempre a temperatura ambiente. Dopodiché andremo ad aggiungere il nostro olio di semi a filo, sempre con lo sbattitore alla velocità minima. Ora passiamo alla farina. La farina andrà dapprima setacciata per renderla un po' più voluminosa, un po' più vaporosa, e ad essa aggiungeremo il lievito. Quindi sempre con lo sbattitore alla minima velocità, pian piano andremo ad aggiungere tutta la nostra farina e lasceremo amalgamare bene il nostro composto. Ora non ci resta altro che aggiungere la nostra menta, menta che aggiungeremo a filo e sempre con lo sbattitore al minimo. Quindi faremo sì che il tutto si amalgami ben bene. Dopodiché lasceremo riposare il nostro composto per circa 10 minuti. Dopodiché gli daremo con una paletta di gomma ancora un'energica mescolata, prima di passare alla nostra teglia. La nostra teglia è una diametro 26 per torte, sulla quale nel fondo andremo a mettere solo sul fondo della carta forno. Ora non ci resta altro che versare la nostra torta nella nostra teglia. Tempi di cottura. Il forno va preriscaldato a 175 gradi, piazzeremo la torta a metà. Tempo di cottura varia dai 35 ai 40 minuti massimo. Comunque per la cottura, quando sopra la vedete ben dorata, aiutatevi sempre con uno stuzzicadenti. Se quando infilate lo stuzzicadenti, soprattutto nella parte centrale, quando lo tirate fuori, lo stuzzicadenti è asciutto, vuol dire che la nostra torta è cotta. A questo punto non ci resta altro che sfornare e far raffreddare. Una volta raffreddata, una bella spolverata di zucchero a velo e la torta è pronta. Non ci resta che mangiarla. Speriamo che questa ricetta vi sia piaciuta. Iscrivetevi al canale per vedere tante altre sfiziose ricette. Buon appetito da Max e Cocco!